Vedete alle nostre spalle le bandiere del Movimento 5 Stelle. Vogliamo vedere un po' che cosa sta succedendo all'interno del Movimento. Grillo, Beppe Grillo, il leader del Movimento, è pronto ad un passo indietro, non basta più, dice il suo blog, non basta più il camper. Dopo due nuove espulsioni con polemiche relative che continuano ad animare il dibattito politico, nel Movimento 5 Stelle viene lanciata la consultazione per un collegio di garanti. Più tardi, intorno alle 19, allora vediamo se è pronto il nostro Andrea Maggiore, la riunione dei deputati appunto pentastellati, pronti a seguirla. Andrea, non so solo se è in compagnia appunto del deputato del Movimento 5 Stelle, poi gli faremo vedere anche la domanda del giorno dedicata proprio a quel che sta accadendo all'interno del Movimento. Sì, Federica, io sono in compagnia di Daniele Del Grosso, deputato del Movimento 5 Stelle, e è una situazione, sono ore concitate dal punto di vista politico per il Movimento, perché, lo dicevi, è aperta una consultazione online indetta da Beppe Grillo sul blog, in cui ha deciso di sottoporre agli iscritti 5 nomi, possiamo dire eccellenti, tra i fedelissimi del leader storico del Movimento, che lo ricordiamo sono Alessandro Di Battista, Luigi Di Maio, Roberto Fico, Carla Ruocco e Carlo Sibiglia, per farlo diventare una sorta di direttorio con cui dirigere il Movimento e fare da raccordo tra la leadership Beppe Grillo, ma anche Gian Roberto Casaleggio, e il gruppo parlamentare. Questa scelta è arrivata dopo la espulsione di due parlamentari a 5 Stelle, Massimo Artini e Paola Pinna, perché con l'accusa di non aver versato delle quote del loro stipendio da parlamentare nel fondo per le piccole e medie imprese, cosa che loro assolutamente contestano. Allora, io vi farei ascoltare proprio le parole di Massimo Artini, che è stato ospite dalla nostra Paola Saluzzi e che ha rivolto al blog di Grillo delle accuse veramente pesanti. Ascoltiamo. Il concetto fondamentale non è la parte politica, no, lei l'ha spiegata, è mantenere benissimo un determinato livello di flusso su un canale e riuscire a spostare in questo periodo quella è la massa pubblicitaria da questo mezzo ad altri mezzi, né più e né meno. Se te fai un buon lavoro parlamentare, un buon lavoro in comune, è una notizia che è, tra virgolette, standard, noiosa, non ti porta a avere quel flusso, è quello lì il problema. Guardi, lo so che può sembrare raccapricciante, ma io questo tema, no, io lo sto seguendo perfettamente. Questo tema lo porto da in assemblea da mesi, ma da mesi, perché per me era impressionante il fatto di voler fare interventi anche in aula e siano mirati ad avere dei video, dei prodotti editoriali. Allora, Del Grosso ha sentito le parole di Massimo Artini, che è stato espulso dal Movimento, parole pesanti nei confronti del blog di Grillo, accusato di voler raccogliere essenzialmente solo pubblicità e fare poca politica, diciamo. Che ne pensi? Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Le parole di Massimo Artini purtroppo non meritano una risposta, perché lui conosce bene che cos'è il Movimento, purtroppo non ha rispettato alcune regole. Questo è un movimento, un gruppo politico che non prende nessun contributo pubblico, questo è da ricordare a Massimo Artini. Noi non prendiamo alcun soldo pubblico, non mettiamo le mani nelle tasche dei cittadini. Questa è la verità sul Movimento 5 Stelle. Non si tratta di spostare l'attenzione da una parte all'altra semplicemente per fare più click. Non è questo assolutamente il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un gruppo di cittadini che ha avuto una grandissima possibilità tramite Grillo e tramite Casaleggio, che sono state le persone che ci hanno dato un'opportunità incredibile, ma non solo a noi, ai cittadini, per entrare qui dentro le istituzioni e provare a modificare finalmente questo Paese. Certo, bisogna ancora lavorare, ci dobbiamo perfezionare, lo stiamo facendo in questi giorni, ma il Movimento 5 Stelle non va assolutamente a caccia di click o di visibilità. Senta, però voi del Movimento 5 Stelle avete sempre contestato sia le primarie del Partito Democratico sia il Porcellum con le liste bloccate. Adesso però questo referendum in rete su questo direttorio propone una lista bloccata di 5 fedelissimi di Beppe Grillo e di Gian Roberto Casaleggio. Le sembra democratico questo?
Ma vi spiego subito, il Movimento 5 Stelle ha portato una rivoluzione pazzesca in Italia, tanto che siamo stati i primi a fare le parlamentari online, noi siamo stati i primi a creare una nuova forma di primarie, se così le vogliamo chiamare. Le parlamentarie ne sono state l'esatta dimostrazione. Oggi abbiamo una situazione diversa, stiamo migliorando questo movimento, lo stiamo facendo perché ce l'hanno chiesto i cittadini, perché tutti ci chiedevano un maggior coordinamento all'interno della Camera, del Senato, sono state scelte delle persone che sono in grado di rappresentare la volontà del gruppo parlamentare e di portare queste istanze da Grillo e Casaleggio. Si tratta in realtà di una semplice interfaccia, non parliamo di una votazione di persone che devono essere elette a fare chissà cosa, in realtà sono delle persone che fungono da funzione di interfaccia, porteranno le istanze dal Parlamento alla Casaleggio, a Grillo e viceversa, in maniera tale che anche i nostri cittadini sul territorio, i nostri gruppi hanno la possibilità di avere una comunicazione migliore attraverso questo metodo. Federica. Una domanda da studio che poi è la domanda del giorno, risultati parziali della domanda che facciamo onorevole Del Grosso ai nostri telespettatori. Allora, con le parole di Grillo, dice il movimento, come sappiamo, ha bisogno di una struttura più ampia, io il camper e il blog non bastiamo più, vediamo un po' come rispondono i nostri telespettatori. Ha ragione secondo l'86%, non ha ragione il 14%. Le chiediamo un commento, forse non ci ha sentito l'onorevole. Sì, non ci ha sentito, glielo dico io. Il risultato del sondaggio sul fatto di dover ampliare così la gestione con il direttorio del movimento dice all'80% che ha ragione il nostro campione, che non è un campione statistico, e il 20% evidentemente dice di no. Quindi che cosa... questi dati, che cosa le sembra? Ma è un dato certamente positivo, questo è un cambio di passo anche per il Movimento 5 Stelle, perché creare non un direttivo, io non lo chiamerei nemmeno un direttivo, perché si tratta di una vera e propria interfaccia, sono delle persone che porteranno delle istanze da Milano a Roma e viceversa, come vi dicevo prima, ma è un'istanza che viene in realtà dalla base, tanto che ci sono ancora le votazioni in corso sul nostro blog, non commentiamo prima di vedere che cosa avranno scelto i nostri cittadini, ma sicuramente è un cambio di passo che possono migliorare questo gruppo, questo movimento, lo facciamo sia in funzione dei nostri obiettivi all'interno delle istituzioni, ma sia in funzione soprattutto dei nostri cittadini che ci hanno mandato qui, che ci hanno eletti, quindi la situazione è molto positiva a mio parere, va bene. Spero che ciò grazie, avvenga. Grazie onorevole Del Grosso. Andrea, grazie, noi ci vediamo dopo con te per continuare a seguire appunto la giornata che si concluderà piuttosto tardi con questa riunione a Montecitorio dei Deputati. Rientriamo in studio.